Oh, e per il nostro angolo musicale questa sera sono accerchiato. Ho ben tre ospiti perché fanno parte di una band, la Chatmon Band Brothers. Sono i Chatmon Brothers, signore e signori, eccoli qua. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Buonasera. Allora, che musica fate? Allora, siamo una band di otto elementi, facciamo del rhythm and blues, del soul, qualche swing, qualche rock and roll, abbiamo delle cover, grandi classici partendo dai Blues Brothers, Everybody. esatto, quel genere, Classici. fino a dei classici del swing tipo Re Gelato. Piuttosto che Buonasera signorina, o cose così un po' rifatte sul finore rock and roll. Rhythm and blues, Esatto, tutto questo stasera siamo filone. una piccola rappresentanza, siamo in Sì, tre, no, perché il nostro, insomma, piccola avremo come avuto numero, qualche. come dimensioni Beh, adesso non. Rispondi di qualcosa, cioè, non Diciamo che la puoi. Chatmon ha dei musicisti di Sì, peso. Io ne infatti. rappresento uno, sono Corrado, il tastierista della band. Eh sì, dai, presentatevi che E non. io sono Marco, il sassofonista, la band ha tre fiati. Devo dire che comunque anche per tanti locali siamo tanti, nel senso che starci in otto in alcuni locali dove suoniamo, che le dimensioni sono comunque contenute, sia come volume di musica sia come volume degli occupanti, si fa un po' di fatica. Tant'è vero che poi noi ci siamo dotati. Siamo stati dotati, perché il mago è poi il nostro meccanico Stefano, di tre pedane smontabili, ripiegabili, tre cubi, dove noi stiamo un po' più in alto, per cui Ah, riusciamo perché a sì, erano proprio incastrarci spostarci un po' più in dentro spazio. Poi negli siamo spazi dietro tutti a ristretti. lui, dove gli facciamo due orecchie così, perché Di c'ha solito. le campane dei fiati direttamente nelle orecchie. Noi facciamo fatica a Ah, cioè, sentirci perché si c'è il problema diverte lui, delle questa cosa lo orecchie. diverte molto. Diverte molto dire questo. Ma lui ce lo rinfaccia. Lui, tra l'altro, è identico a un attore di CSI, te l'hanno già detto. Sì, è Sì, vero, me l'hanno già confermo. detto. Mi fa un po' impressione. Cioè, vabbè, ok, risponderai in inglese probabilmente adesso. No, scherzo. Quindi, voi da quant'è che La fate band, che suonate? questa band è insieme dal 2001, 2001-2002, adesso non ricordo bene. Poi nel corso degli anni sono cambiati un po' di Gli elementi. elementi. Diciamo che i fondatori siamo un po' io, il chitarrista, e subito dopo è entrato lui, il tastierista Corrado, chitarrista Max Pietroni, che stasera ci ha Non è voluto bidonati. venire. E niente, poi nel corso degli anni sono cambiati un po' gli elementi e tutto quanto. Adesso è qualche anno che abbiamo questa formazione che è abbastanza stabile, Ma diciamo. come mai vi è venuto in mente di fare una cosa simile, una band di rhythm and blues? Perché fondamentalmente, allora, innanzutto ci piace Sì. proprio la Ci questione. diverte Siamo suonare. anche un bel gruppo, noi Sì, ci no, ma divertiamo anche siete tra di noi, no? simpaticissimi anche. Però diciamo l'ispirazione ci è venuta una sera, eravamo in un locale a berci una birra, io e il chitarrista e altri due elementi con cui suonavamo ai tempi. Eravamo un po' in fase di sperimentazione, non Sperimentazione. sapevamo bene su come, che tipo di elementi cercare, e eravamo in un locale, il Joyce Café di Somma Lombardo, che adesso non c'è più. E c'era una band che suonava e avevamo sezione fiati, Anche facevano. noi. Ci è venuto e abbiamo detto: cazzo, ma perché non cerchiamo una sezione fiati, mettiamo in piedi una cosa così, facciamo del rhythm and blues? E da lì è partito tutto. La luce, ho E va, visto, esatto, è abbiamo proprio visto la così. luce, allora ci siamo messi assieme alla ricerca di musicisti. Sì, è Ci sono tutto e arrivati elementi avete. dei più incredibili e poi alla fine siamo riusciti a A mettere in piedi concretizzare. Esatto, questa esatto. band. E, beh, la prima volta che vi siete esibiti, ve la ricordate? Prima volta, no, La prima volta sinceramente non che mi ci siamo ricordo. esibiti, Prima volta forse io non c'ero allora, la neanche. prima volta con questa band, Sì, la prima volta con questa è band. stato a un motoraduno a Colle Sant'Elia, eravamo vicino a Gaggiolo, a Vigiù, esatto, era un motoraduno.
e siamo riusciti a beccare tramite conoscente sto ingaggio, praticamente c'era sto raduno in cima a sto colle ed è stata la prima uscita che abbiamo fatto con questa band. Era forse il 2003 se non sbaglio. E quindi è stata la prima volta che con la formazione attuale vi siete... No, no, ai tempi no, ai tempi c'erano ancora un po' di elementi che poi sono... poi abbiamo... Poi subito dopo è entrato anche lui e dopo... In autunno, sì. Esatto. Fiati, dicevamo, che quando provi a casa, abiti in un condominio. Sì. Che cosa ti dicono? In realtà io... Perché io suonavo la tromba. Ai tempi io avevo... A parte io abito all'ultimo piano di angolo, per cui una stanza è almeno tre lati liberi, okay. Anzi quattro. Sì. Sotto ci sono comunque dei... una famiglia con quattro ragazze, ai tempi quattro bambine che facevano più casino di quanto ne facessi io, per cui poi la mamma diceva ma sì ma suoni perché un po' di musica fa sempre piacere, per cui non abbiamo mai avuto problemi. In realtà i Fiati io mi sono aggiunto nel 2008, cercavo una band su internet, a me è sempre piaciuto rhythm and blues, poi sono sax e diciamo è un impiego, Ribland Blues è un sbocco per un sax principe, no? Magari non tanto quanto il jazz, ma il jazz implica una preparazione molto più, diciamo, raffinata. Ribland Blues, certe canzoni sono più fattibili, diciamo, ci sono fraseggi, ci sono i fior di professionisti che fanno degli assoli da paura, però diciamo con un minimo di attenzione, di preparazione si riesce a fare degnamente un pezzo senza magari avere essere dei professionisti e riuscire a divertirsi. E praticamente io butto sul CD il disco, il disco, e ci suono sopra, nel senso che comunque ripasso automaticamente la parte, no? Anzi, il fatto che senta la musica, suono, è come se suonassi con lo stesso orchestra del disco. Mi aiuta anche a correggere, a tenere l'intonazione, poi suonare sulla base è fondamentale, però trovare le basi per tutte questi pezzi si trovano, però uno deve star lì. Per me è stato molto semplice suonare, al limite anche mentre il pezzo suona, arrischiare, improvvisare qualcosa, diciamo tutto serve per imparare. Il problema dei Fiati è questo, che finché un sax suona da solo nella banda può fare quello che vuole, può svisare, può fare i pezzi di sezione e va tutto bene. Quando già siamo in tre, bastano solo tre, però questi tre Fiati devono comunque prepararsi, studiarsi i pezzi. E voi quanti siete di Fiati? Tre, due sax. Un certo tempo avevamo avuto anche un trombone. Un trombonista, quando mi sono unito nel 2008, poi eravamo addirittura in cinque, perché c'era il vecchio sassofonista tenore, c'era il contralto sassofonista di allora, Paolino, poi si è aggiunto Jacopo e praticamente a un certo punto eravamo in qualche concerto, siamo stati anche in cinque, che era un bello spettacolo. Poi in realtà ci siamo persi un po' per strada, adesso tutta la sezione Fiati si è rinnovata completamente, perché poi uno va... Paolino ad esempio si faceva un sacco di strada, sì, lui è Sesto San Giovanni fino a Somma Lombardo, veniva per le prove in settimana, poi la mattina andava a lavorare. Perché poi adesso una domanda che voglio fare, le prove prove a casa mia e tu abiti anche tu in un condominio? No, fortunatamente no. Ho allestito una sala prove tutta bella insonorizzata in uno spazio in un seminterrato e praticamente è molto piccolo, però riuscite a provare. Siamo molto in intimità, diciamo. Le prove Fiati, poi ci sono le prove Fiati, perché poi quando si fanno le prove tutti insieme, se i Fiati si mettono a fare le loro provine, qualcuno si innervosisce nella band. Però no, in realtà quello che dicevo prima era che i Fiati devono comunque studiarsi le parti e andare insieme, cercare di essere più intonati possibile, perché sennò si ha l'effetto banda di paese, che nel rhythm and blues è quanto di peggio si possa avere, per cui
e poi soprattutto cercare di come dire, armonizzare le parti per rendere al meglio il pezzo originale, anche perché poi spartiti non ce ne sono, qualcosa si trova su YouTube, ma lì fa l'orecchio di chi si mette giù. Ah, cioè le basi, le musiche proprio le arrangiate voi? Sì, perché in genere poi gli arrangiamenti qualcosa si trova, ma è molto poco, anche perché quelli lì, la band, il maestro scrive, ma è loro copyright, non è che sono in giro, no? Cioè, ciascuno ha la sua armonizzazione. Sì, magari se le tirano giù loro le parti e se le scrivono. Quelli del mestiere ci piegano cinque minuti. Quindi voi dalla musica, dalla canzone, così, cioè, create è difficilissimo, credo, almeno. Sì, poi qualche volta si studiano anche gli assoli a memoria, qualche volta si fanno i nostri assoli. Spesso e volentieri i brani non li riproduciamo pari pari, ci mettiamo anche del nostro, magari facciamo degli arrangiamenti nostri per mettere anche qualcosa di nostro in quello che facciamo, perché sennò si finisce per fare la fotocopia di quello che... Cioè, di una cosa già fatta, poi dicono, se devo sentire la fotocopia vado a sentire l'originale. Le prove fiati farle a casa diventa un po' più impegnativo. Poi, in realtà, io sono di Como, l'altro sassofonista è di Sesto Calende e la tromba è di Legnano, per cui poi lui... Ma infatti me l'avevate detto che per vedervi tutti insieme era un po' problematico. Però tanto in otto quando non ci stiamo, non è così grande lo studio. Siamo un bel mix. Siete un bel mix. E dov'è che possiamo, per sapere poi i vostri prossimi concerti, esibizioni? La pagina Facebook. Noi abbiamo una pagina Facebook dove è aggiornata, ci sono un po' di video, un po' di materiale, un po' di foto, e di solito pubblichiamo anche gli eventi, quindi... Noi andiamo sulla vostra pagina Facebook. Chatham Brothers Blues Band. E si trova un po' di materiale, anche foto, qualche filmato. Ecco, allora, a proposito di filmato, a proposito di foto, io vi ringrazio per essere stati qui questa sera e lascio però alla visione di un vostro videoclip. Vediamo che cosa fanno i Chatham Brothers.